la prima puntata di Intuito Femminile dedicata alla responsabilità. Dunque, in questa serie di post io affronterò il discorso relativo alla responsabilità. Che cosa significa essere responsabili? Essere responsabile significa rispondere a determinate domande che ci si pone. Quindi la risposta a determinate domande non è altro che un modo di ricongiungersi con se stessi e di sviluppare la consapevolezza del sé. Ma essere responsabile significa che la domanda viene posta dall'agente e questo agente poi cerca una soluzione. Quindi non ci sono altre persone che sussidiano questa risposta o che si sostituiscono alla risposta stessa. Il responsabile è colui che assume su di sé il sé e quindi agisce in questo mondo e non attribuisce ad altri la decisione delle proprie azioni. Quindi l'atto di volontà fluisce senza nessun tipo di condizionamento. Quindi il responsabile è quell'essere umano che è riuscito a comprendere il senso del limite, che riesce a scomporre la realtà quotidiana in tanti frammenti tali da analizzarla, da approfondirla, da rifletterla e così da comprenderla in sé, e in questo modo integra tutto il limite dell'esistenza, il limite dell'umano in quella che è la sua essenza, che non è in alcun modo limitata. Rispondere a domande presuppone che ci sia un essere umano che si faccia delle domande, che sia curioso, che scavi nel profondo di questa realtà, non subendo gli effetti, ma essendo causa di se stesso, e di conseguenza gli effetti che produrrà saranno decisi a monte dalla volontà stessa. Quindi la visione che ha una persona responsabile è una visione globale, ma lo credo che con il tempo e soprattutto dal punto di vista sociale la persona responsabile sia difficile da comprendere, difficile da vivere, perché molte persone ritengono che ci siano responsabilità che appartengano ad altri e che siano al di là della sfera della propria azione e che ci sia qualcosa o qualcuno agente su di loro. Questa visione è una visione sociale, è una visione per zone di comfort ed è una visione gerarchica, perché le varie zone di comfort in cui l'essere umano va a stanziarsi crea una sorta di gerarchia di zone. Ci sono persone che hanno bisogno di rimanere all'interno di una determinata zona di comfort sociale, in cui proprio in quella zona poter esplicare se stessi, chiaramente in maniera molto limitata, e da quella zona non esce. E quindi assorbono all'interno di tutta quella zona tutte le caratteristiche gerarchiche possibili affinché questo senso di sicurezza sia colmato. Questo senso di sicurezza, questo desiderio di avere dentro di sé qualcosa o qualcuno che possa dare protezione al proprio sé, è chiaramente il concetto legato a quello che dicevo nel post precedente, il concetto del materialismo. Nel materialismo noi abbiamo bisogno, come esseri materiali, di avere sicurezza materiale, e questa sicurezza materiale può essere data dal punto di vista sociale da un'organizzazione sociale che si espande all'interno di determinate zone di comfort, e in queste zone si stanzia il proprio ego. L'ego quindi rappresenta la frammentazione gerarchica che si crea all'interno di una bolla di comfort. Arrivederci al prossimo post.